Se in questa brezza che ristora il cuore, roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima, adoro te. Sei qui davanti a me, oh mio Signore, nella tua grazia trovo la mia gioia. Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo fonte della vita, adoro te, Trinità infinita, i miei calzari leverò su questo santo. Salutato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salutato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Adoriamo te, o Signore. Adoriamo te, Gesù, e ti riconosciamo vivo e vero, presente in questo sacramento, dove con il tuo corpo e il tuo sangue, la tua anima e la tua divinità ci offri la gioia. Di stare, o Signore, con te, cuore a cuore. In questo momento, Signore, vogliamo aprirti il nostro cuore, o Gesù. Vogliamo guardarti per essere da te guardati. Vogliamo ascoltare, o Signore, il tuo passaggio, la tua presenza, per avere la certezza che tu, o Signore, ascolti ogni nostra preghiera. Vogliamo togliere i nostri calzari, o Signore, tutte quelle realtà di morte, quei lacci che ci impediscono di camminare speditamente nella via della santità, di seguire te, o Gesù.
la chiamata con la quale tu ci inviti a stare dietro di te, a seguire il tuo passo. Guarisci, Signore, ogni durezza del nostro cuore. E come ai discepoli nel cenacolo, entrando il giorno di Pasqua, hai fatto dono del tuo respiro, del tuo Santo Spirito, alitando, soffiando su di loro e dicendo: ricevete lo Spirito Santo anche con noi, o Signore. Elargisci il dono del tuo Spirito. Vieni, Spirito Santo, vieni nel nome di Gesù. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito nel nome del tuo Figlio benedetto Gesù. Consolatore, scendi su di me.
Dio d'amore, vieni Dio di gioia, scendi su di me. Vieni Spirito Santo, vieni, prega in noi Spirito Santo, intercedi per noi, illumina la nostra mente, il nostro cuore. Riscaldalo. Ispira le nostre azioni, le nostre parole, le nostre intenzioni, che siano conformi al divino volere. Vieni Spirito di santità a visitare noi, questa comunità, questo luogo privilegiato di grazia, questo santuario dove tu, o Spirito Santo, dimori permanentemente. Dove tu, dolce carezza di Dio, al cuore dell'umanità ferita, fai sperimentare misericordia, tenerezza, pace. Continua, Spirito Santo, a illuminare il sacrario della nostra coscienza, donaci orecchi attenti alla parola di Dio, donaci un cuore attento ad accogliere e a deciderci per il nostro Signore. E mentre il nostro sguardo rimane fisso verso Gesù, dichiariamo il nostro essere qui a lodarti, a benedirti, a ringraziarti, oh Signore. In un canto che in questi giorni accompagna il mistero dell'incarnazione, della natività del nostro Salvatore Gesù Cristo, dichiariamo: ahi quanto ti costò l'averci amato, e io mai saprò, Signore, quanto ti sono costato, io mai saprò quanto ti è costato, Signore, salire sulla croce per me.
dire sì all'Eterno Padre. E sei venuto, Signore, a visitarci, assumendo la nostra natura umana. In questo grande mistero di redenzione noi vogliamo adorarti, oh Signore. Vogliamo benedirti e ringraziarti.
È bello, Signore Gesù, stare in intimità, cuore a cuore con te, oh Gesù. In questo momento, Signore, mentre i nostri occhi, il nostro cuore è rivolto a te, le nostre mani giunte o elevate verso di te, noi abbiamo la certezza, oh Signore, che il tuo sguardo, il tuo cuore è rivolto verso di noi, che la tua mano, Signore, si sta muovendo verso di noi. In quelle situazioni dove, oh Signore, il nostro impegno, il nostro sacrificio, le nostre risorse non riescono a realizzare. E tu, Signore, stai muovendo, stai facendo germogliare, radicare, fiorire e fruttificare l'opera tua. Vogliamo, Signore, protendere le nostre mani verso di te per chiederti il dono della benedizione, della grazia, della consolazione, della liberazione, della guarigione, di cui ciascuno di noi, oh Signore, tu sai, ha bisogno. Tu sei l'Iddio onnipotente, Adonai Elohim. Con questa espressione il più israelita dichiarava che tu, oh Signore, crei tutto dal nulla. Nel deserto, Signore, tu fai fiorire, germogliare i fiori fra le rocce. Grandi cose tu fai, oh Signore. Tu sei il Signore dei Signori, il Re dei Re. Tu sei l'Iddio onnipotente. E noi vogliamo dichiarare con questa professione di fede, col canto, che tu sei il Signore, amante della vita, che doni vita in abbondanza, che doni la tua benedizione a noi e a tutti i tuoi figli. Davanti a te io mi prostro, Adonai Elohim. Nel tuo tempio dimorerò, Adonai Elohim. Tu sei santo, tu sei santo. Adonai Elohim.
la tua luce risplende in me, Adonai Elohim. Allegri in te, Adonai Elohim. Lasciamo che il nostro cuore ancora canti, tu sei santo. Insieme ai nostri angeli custodi, insieme alle schiere angeliche, insieme agli spiriti e alle anime dei giusti che seguono l'agnello ovunque vada, lasciamo che il nostro cuore ancora canti nel silenzio della voce, ma con la gioia del cuore. Tu sei santo, santo sei, o Signore, Adonai Elohim. E mentre noi cantiamo, Signore, alla Tua santità, alla Tua gloria, che Tu manifesti la Tua onnipotenza, le Tue meraviglie, le Tue grazie sovrabbondanti si effondono su di noi. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei.
ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo, perché tu sei sempre con noi, sei sempre con me, o Signore. Anche se a volte, o Signore, ci distraiamo dalla tua presenza, il tuo sguardo, Signore, è sempre su di noi. La tua mano, Signore, è sempre verso di noi. Ancora una volta ti chiediamo, Signore, come 2000 anni fa, di passare, di volgere il tuo sguardo verso di noi. Come passavi, oh Signore, sulle strade e sulle vie della Galilea, della Samaria, della Giudea, e andavi, oh Signore, a guarire, sanare, purificare, liberare, richiamare alla vita. Quanti, oh Signore, facevano esperienza di morte, di peccato, di malattia, di infermità, della bruttura, della lebbra. E tu, Signore, passando risanavi, passa ancora, oh Signore, ti prego di guardarmi, ti prego di toccarmi, ti prego di liberarmi, e guarito io sarò. In questa guarigione, oh Signore, ti chiedo di passare in ogni luogo della mia vita, ti chiedo, Signore, di passare tra gli affetti più cari che abitano il mio cuore. Passa, oh Signore, nella vita di quelle persone che si sono raccomandate alle nostre preghiere, alla nostra intercessione. Passa, oh Gesù, in ogni camera, questa comunità, in ogni stanza delle nostre case, delle nostre dimore. Passa, oh Signore, nei luoghi dove abitualmente viviamo, abitiamo, lavoriamo, ci impegniamo. Passa, oh Signore, soprattutto nelle vite e nei cuori di tante persone che stanno attraversando momenti bui, la valle oscura. Passa, oh Signore, nella vita di quelle persone che si sono allontanate da te, che sono rimaste scandalizzate a causa di condotte o comportamenti o parole di coloro che avrebbero dovuto avvicinarti a te. Passa ancora, oh Signore, e compi meraviglie. Thank you.
di Galilea che passando vai, uomo di Galilea che passando vai, uomo di Galilea che passando vai, uomo di Galilea che passando vai, ti prego di guardarmi, ti prego di guardarmi, ti prego di guardarmi e guarito io sarò. Ti prego di guardarmi, ti prego di guardarmi, ti prego di guardarmi e guarito io sarò. Uomo di Galilea che passando vai, 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 ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi e guarito io sarò. Ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi e guarito io sarò. Uomo di Galilea che passando vai, 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 ti prego di perdonarmi, ti prego di